Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Anche oggi siamo in un'altra parte del Bookshelf Tour, questa volta siamo alla casa dell'università e vi sto per mostrare i libri che sono nella mia libreria di lì, che vanta soltanto due scaffali, quindi sarà un Bookshelf Tour davvero piccolo in questa parte, anche perché sono per la maggior parte libri che non ho letto. Prima di cominciare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, anche quella è la mia affiliazione Amazon, dove se comprate là vi riceverò una piccola percentuale che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza cicciare oltre, direi di cominciare. Allora, innanzitutto, questa qua è la libreria. È piccolina, appunto, sono soltanto due scaffali ed è il motivo per cui io cerco di non riempirla troppo. Ogni volta che la riempio quasi fino all'orlo, scendo giù a casa i libri che ho letto. Quindi, uno dei motivi per cui qui ci sono questi libri è perché ancora non li ho letti, quindi fanno parte della mia TBR molto a lungo termine. Allora, ho levato l'agendina, quella che stava sopra in alto a sinistra, perché è la mia agenda, non c'entra nulla con la libreria, però la tengo lì. E comincerei da sinistra. Se vedete delle ombre sono io perché la libreria è un po' buia, quindi ho dovuto accendere la luce. Ed il primo libro è in inglese, non tradotto in italiano, vale a dire The Silence of the Girls di Pat Barker. Libro che io non ho ancora letto, ma che però ho acquistato dato che parla delle donne della guerra di Troia e credo che narri un po' la guerra di Troia e le conseguenze della guerra, proprio dal punto di vista delle donne che l'hanno vissuta. Poi ho il primo libro della serie di Nevernight di J. Christoph, questa qua è l'edizione credo UK. A me in realtà piacciono più le altre, vale a dire quelle con il cerchio e poi gli animali, però l'edizione di Nevernight in quel modo non si trova più. E tra l'altro volevo chiedervi una cosa, quelle edizioni, secondo voi, da quello che avete potuto capire o se le avete, sono più alte o più basse in altezza rispetto a questa? Perché sto meditando di comprare poi God's Grave in quell'edizione invece che in questa qua, perché questa qua costa infinitamente di più rispetto all'altra. Altro libro in inglese, anche questo non tradotto in italiano ancora, però verrà tradotto, non ricordo da quale casa editrice, ve lo lascio scritto giù nell'info box. Il libro è The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle di Stuart Tarton, che è una sorta di thriller in cui il protagonista cerca di indagare appunto sulla morte di questa ragazza, vivendo ogni giorno nel corpo di un personaggio differente. Andiamo avanti con una serie iper extra famosa, vale a dire la serie di ACOTAR, questo qua è A Court of Thorns and Roses. Uscirà la serie dal 17 di marzo anche in italiano, quindi giù nell'info box trovate di nuovo tutte le info. Questo qua comunque è il primo. Poi il secondo, A Court of Mist and Fury, ed il terzo, A Court of Wings and Ruin. Non ho il quarto, vale a dire ACOFAS, di cui non ricordo mai il nome per intero, però prima voglio finire la serie perché ho letto il primo, mi mancano gli altri due. E poi leggerò anche ACOFAS. Altra serie che non ho letto è la serie di Stalking Jack the Ripper. Questo qua è il primo, scritto da Kerry Maniscalco. Io ancora non l'ho letto, ce l'ho da un anno preso da Amazon Warehouse. Sono vergognosa, però sappiate, ce lo sapete, ve l'ho detto prima, questa qua è la mia libreria delle TBR, quindi non mi sento poi troppo in colpa. Per chi se lo stesse chiedendo, la serie di Stalking Jack the Ripper non è tradotta in italiano. Poi ho la serie di Illumine, in realtà li ho tutti e tre, però il terzo lo sto aspettando perché mamma me l'ha inviato da casa tramite pacco e ancora non è arrivato. Questo qua è Illumine, cioè il primo, e Gemina, il secondo, di Amy Kaufman e J. Christoph. I miei sono in inglese. La serie comunque è tradotta in italiano. Poi andiamo avanti con la serie di Caraval di Stephanie Garber. Questo qua è il primo, cioè Caraval. E questo è il secondo, Legend. Allora, questa qua è una delle mie serie preferite, degli ultimi anni. Nonché Legend è uno dei miei libri preferiti del 2018. L'ho trovato una serie originale, scritta bene, non eccedere nelle descrizioni, però comunque fa capire di che cosa si sta parlando e permette al lettore di immaginare la scena. Il mistero che c'è dietro, secondo me, è fatto molto bene, non si intuisce nulla.
E addirittura credo che Legend stia una spanna in su rispetto a Caraval, perché la Garber ha ampliato un po' il mondo, ha ampliato le leggende del mondo appunto in cui ha ambientato i libri, e quindi ci sono nuovi misteri, nuovi inganni, e quindi a me Legend è piaciuto di più di Caraval, anche se comunque Caraval è stupendo. Non poteva poi ovviamente mancare la mia amatissima Cecilia Randall, questo qua è Millennio di Fuoco Seija, e questo Millennio di Fuoco Raivo. E questa qua è una duologia, quindi si conclude così. Allora, io per adesso ho letto soltanto il primo, che ho amato totalmente, perché la storia è una high fantasy che secondo me, lo ripeto in ogni video, però per me è importante, non ha nulla da invidiare ad autori e storie internazionali. È fatto molto bene, non ci sono buchi nella trama. I personaggi non hanno delle personalità rinchiudibili in determinati caratteri, ma sono incredibilmente realistici, incredibilmente sfaccettati e molto molto caratterizzati. Così come le scene all'interno dei quali i personaggi si muovono. Per me la Randall è un'autrice fantastica nei fantasy e questo qua ne è semplicemente la conferma. Poi il libro che non ho letto è Heartless di Marissa Meyer. Poi andiamo avanti, ormai siamo alla fine, eccezione fatta per il piccolo Funko Pop di Max che vedete sull'angolo a destra, che mi ricorda tantissimo il mio Jack Russell Noel. Però appunto, prima di scendere allo scaffale di sotto, volevo farvi vedere i libri che sono contenuti all'interno del box Strange Books della Newton Company Editori, all'interno del quale ci sono 5 titoli classici dell'horror e della letteratura gotica. Il primo grande classico della letteratura gotica, nonché il primo romanzo classificato di fantascienza, vale a dire Frankenstein di Mary Shelley. Libro bellissimo, non c'è bisogno che ve lo dica io, però comunque i libri di questa box ne ho letti 2 su 5, quindi vi dico le mie impressioni sui due che ho letto, insomma. Poi, mega classico dell'horror, Dracula di Bram Stoker. Questo qua l'ho letto 2 volte e per 2 volte ne sono rimasta leggermente delusa. Ovviamente c'è un motivo perché questo libro è un classico, merita tutti i complimenti che gli sono stati fatti, però io mi aspettavo qualcosa di diverso forse, del motivo per cui un po' mi ha delusa. Nonostante questo rimane un libro inarrivabile, uno dei pilastri della letteratura gotica, quindi per me era importante averlo, leggerlo. Passiamo adesso a quelli che non ho letto. Questo qua è il primo, cioè tutti i racconti del mistero dell'incubo e del terrore di Edgar Allan Poe. Poi La guerra dei mondi di H.G. Wells, di questo qua ho visto il film con Tom Cruise anni fa, mi piacque tanto, quindi prima o poi conto di leggerlo, spero nell'ottobre del 2019, ma non si sa mai perché ho 10.000 miliardi di letture in arretrato da fare. E infine l'ultimo libro di questa box è Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde di Stevenson. Andiamo avanti, questo qua è il secondo, nonché ultimo scaffale della mia libreria che ho qua all'università. Questi qua sono libri in copertina rigida, poi dall'altra parte abbiamo i libri in copertina flessibile. Ed il primo è Hotel Ruby di Susan Young, l'autrice di The Program. Questo qua non l'ho letto, lo trovai su Amazon a 4 euro, quindi lo comprai perché ero curiosa, incuriosita dalla trama, ed è soltanto in inglese. Andiamo avanti con la serie di B.E. Schwab di A Darker Shade of Magic. Questo qui è Magic e questo qui è Legend. Allora, ho letto soltanto Magic per adesso. Magic mi è piaciuto tanto. E si è suicidato Legend. Dicevo, Magic mi è piaciuto, non ho ancora letto Legend, quindi non posso parlare di Legend, però in Magic ho trovato la Schwab perfetta, come sempre d'altronde. Lo stile della Schwab le impone un po' di fare un circa 100-150 pagine di introduzione ai suoi mondi, che secondo me sono sempre necessarie, perché comunque sono mondi che non sono necessariamente complicatissimi, però hanno bisogno di buone basi. Però comunque dopo la storia prende il volo e Magic mi è piaciuta tantissimo. L'idea poi dei mondi paralleli, delle Londra particolari, è fantastica secondo me. È il secondo, mi è stato regalato per il compleanno, ancora non l'ho letto ma lo farò presto. Poi, altro libro in questa libreria è Roseblood di A.G. Howard, autrice di Il mio splendido migliore amico, la serie. Questo qua ancora non l'ho letto ma so che è un retelling del Fantasma dell'Opera. Ho sentito pareri abbastanza discordanti, infatti sono un po' preoccupata, però spero che a me piaccia. Poi, questo qua è A Frozen Heart di Elizabeth Rudnick. C'è soltanto in inglese ed è un retelling della storia di Frozen, in base alla quale Hans dovrebbe essere buono,
a quanto mi ricordo. L'avevo iniziato anni fa, non appena ricevuto, e l'inizio era un po' lento, che poi è il motivo per cui l'ho lasciato, però comunque voglio rileggerlo perché Frozen è uno dei miei Disney preferiti. Poi, dopo aver letto Eliza and the Monsters di Francesca Zappia, ho voluto recuperare anche Made You Up, che però non ho ancora letto, e non c'è in italiano. Così come non c'è in italiano il primo libro della serie di Tahereh Mafi, Middle Grade, vale a dire Furthermore. Ancora non l'ho letto, neanche questo, so soltanto che è una serie middle grade, non so altro, però dato che la Mafia mi era piaciuta tanto quella serie di Shattermi, ho voluto dare una chance anche a questo, l'ho preso e prima o poi, in un futuro spero non troppo lontano, lo leggerò. Sto invece leggendo Gicherella o Ghicherella di Ashley Poston. Questo qua è un retelling contemporary della storia di Cenerentola. Sono arrivata a un terzo, quindi non tantissimo avanti, però per adesso la storia mi sta piacendo, è molto ironico ed è molto divertente, è anche abbastanza nerd, e anche questo purtroppo non c'è in italiano. Altro libro, altra corsa con Slayer di Kirsten White, anche questo non c'è in italiano, ed è un libro ambientato nell'universo di Buffy l'ammazzavampiri. So soltanto questo, ma a me è bastato solo e soltanto questo per comprarmelo immediatamente, perché sono una grande fan di Buffy. Retelling della Bella e la Bestia e Haunted di Megan Spooner. Ancora non l'ho letto, ma come sapete io colleziono i retelling della Bella e la Bestia perché è il mio Disney preferito in assoluto, ancora più di Frozen. E questo, sì, prima o poi lo leggerò. Poi, ultimo libro di questa pila è Not Even Bones di Rebecca Schaefer. L'ho comprato perché ho trovato la trama incredibilmente particolare, non avevo mai letto niente di simile e quindi ho voluto dargli una chance. So che esce tra poco il secondo, io questo qua ancora non l'ho letto e questo qua non si trova in italiano. Questa invece è la parte dedicata ai paperback. Il primo che vedete è L'Iliade di Omero, che non posso spostare molto perché altrimenti gli altri crollano. Non ha bisogno di spiegazioni né di presentazioni di Iliade. Questa qua è la nuova copertina degli Oscar classici della Mondadori che io adoro e molto presto prenderò anche l'Odissea. Poi, andando avanti, c'è il primo della trilogia fantasy di Gormenghast, vale a dire Tito di Gormenghast di Mervyn Peake. Ancora non l'ho letto, però me ne hanno parlato molto bene, tra l'altro un mio professore me l'ha consigliato, quindi l'ho preso e anche questo prima o poi lo leggerò, ormai mi vergogno di dire prima o poi lo leggerò, però è vero. Andiamo avanti con un altro libro della Schwab, questo qua è Vicious. Allora, Vicious è un libro molto molto particolare perché non parla di eroi, ma parla di anti-eroi. E in un mondo che è il mondo dei nostri giorni, questi due anti-eroi cercano il modo di diventare supereroi, o meglio, di avere i superpoteri che hanno i supereroi. Quindi è un po' un romanzo alla X-Men, diciamo così, o meglio, più che alla X-Men, ha le origini di Wolverine, se proprio vogliamo essere precisi. Mi è piaciuto molto molto e devo recuperare Vengeful perché è il secondo della duologia. Vicious, tra l'altro, purtroppo c'è soltanto in lingua. Andiamo avanti con un super classico, vale a dire Psycho di Robert Bloch. La copertina richiama l'iconica scena del film, io il libro ancora non l'ho letto. Così come non ho letto, ma in realtà l'ho letto a morsi, se così si può dire, Carrie di Stephen King, poi ho visto e praticamente so a memoria entrambi i film, sia quello originale di De Palma che il rifacimento del 2013. Mi manca appunto leggere per intero il romanzo perché ho letto vari estratti, ma mai del tutto. Poi, distopico moderno è Galapagos di Kurt Vonnegut. Anche questo ancora non l'ho letto, però nutro enormi speranze, non grandi, proprio enormi speranze. Quindi spero non mi deluda, ma credo proprio che non lo farà. Mentre mi ha completamente deluso, irritato, frustrato e fatto anche arrabbiare Il mago di Lev Grossman. Adesso, io di questo libro ho fatto la recensione, quindi ve la lascio nelle schede, però sappiate che qui giù dice che chi sente la mancanza di Harry Potter, per evitare di sentire appunto la nostalgia di Hogwarts e dei personaggi del mondo della Rowling, può leggere questo libro. Ecco, se sentite la mancanza di Harry Potter, non leggete questo libro perché altrimenti cadrete praticamente sull'orlo del suicidio proprio per la mancanza di Harry Potter.
perché questo libro non ha nulla a che vedere con Harry Potter tranne la scuola di magia. Non mi dilungo perché appunto c'è la recensione, fatto sta che il protagonista è odioso. Non è assolutamente degno di fare il protagonista, non è assolutamente un eroe, ma non è neanche un antieroe. Quindi per me questo libro è un no assoluto, me lo tengo soltanto perché mi serve per la tesi. Poi il libro che userò per una puntata di Storie da pazzi, non appena lo leggo, è Un estraneo al mio fianco di Anne Rule. Sapete che mi piacciono molto i libri che contengono storie vere di serial killer o comunque di persone con problematiche, disturbi o quant'altro. Gli elementi un po' oscuri della mente umana che mi hanno portato poi a creare appunto il format di Storie da pazzi, questo qua rientra completamente nel genere e quindi non appena lo leggo ve ne parlo. Siamo quasi alla fine e terz'ultimo libro è American Gods di Neil Gaiman. Io di Gaiman ho letto Stardust e non mi è piaciuto purtroppo, però so che American Gods è sicuramente un libro differente rispetto a Stardust, di conseguenza ho voluto dare una seconda chance perché mi sento tanto in difetto nei confronti di Gaiman, dato che è un autore super acclamato di cui ho letto il suo masterpiece. Non mi è piaciuto purtroppo, quindi mi sento un po' in dovere di rivalutarlo, anche se comunque questo libro mi ispira molto, così come anche la serie TV. Finiamo con due libri in lingua, questo qua è Reign of the Fallen di Sarah Glenn Marsh. Non l'ho ancora letto, ma lo leggerò subito, immediatamente adesso ora, perché devo fare la recensione poi del secondo, che arriverà a breve a casa mia. Questo qua, tra l'altro, c'è soltanto in inglese. Così come solo in inglese, l'ultimo libro della mia libreria qua all'università, vale a dire To Kink Keep a Secret di Karen McManus, autrice di One of Us is Lying, che in italiano è Uno di noi sta mentendo. Anche questo non l'ho ancora letto, ma lo leggerò super presto, perché anche di questo devo fare la recensione. E anche di questo mi aspetto grandi, grandi cose. Quindi, questo qua era lo scaffale della mia libreria qua. E niente, fatemi sapere se c'è qualche libro che avete letto che volete leggere. E noi ci vediamo nella prossima parte, che non so assolutamente quale sarà o quando uscirà. Ciao!